con un solo punticino sblocca la seconda stellina e di conseguenza la seconda abilità, che si chiama Terremoto. Andiamolo a pigliare. Duck, eccolo qui ragazzi, easy peasy. Tra l'altro siamo contro Paola, sarà quella vera, non lo so. E guardalo, ha spaccato tutto. Oh mio Dio, quell'arciere magico. Qual jump dell'MK devastante. Fare male, il mio MK sbam. Mamma mia che ulti che ha piantato ragazzi. Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Mini. Ragazzi, oggi siamo qui per potenziare una delle truppe, una dei mini della mia squadra. Truppa che, nonostante sia solamente a livello 1 e quindi ha solamente un'abilità, mi sta piacendo molto e quindi voglio andare a potenziare oggi insieme a voi. Sto parlando dell'MK, ragazzi, che come possiamo vedere dalla sezione mini, appunto, con un solo punticino sblocca la seconda stellina e di conseguenza la seconda abilità, che si chiama Terremoto, e dice che l'effetto di Skyfall, che è la sua, appunto, il suo tocco speciale, la sua abilità caricata, ha un'area più larga d'azione. È un concetto simile a quello che abbiamo con il bomber, no? Con la seconda abilità, che l'esplosione è più ampia. Ce l'ho giusto quando lo shop mi costa 750 di oro, me ne manca giusto uno, quindi andiamolo a pigliare. Duck, eccolo qui ragazzi, easy peasy. MK, guardatelo lì, nuova abilità, voilà. Perfetto, terremoto. Ok signori, allora, prima partita che inizia in maniera un po' esotica, diciamo. Diciamo tranquillamente un po' esotica. Ok, allora, non ho potuto mettere subito l'MK. C'avevo questa basetta che mi permette di caricarmi la ulti molto in fretta, però tutta avanti, e quindi l'ho trollato mettendoci un bomber per cominciare. Però dell'MK ancora niente. Dell'MK ancora niente. Allora, con un po' di pazienza, vediamo un attimino. Potrei anche piazzarcelo quasi un MK in realtà, eh. Anzi, potrei piazzare sia MK che bomber. Potrei fare una robetta del genere, così, così e così. In realtà va bene. È un po' più strano, mi rendo conto. Ma no, ma l'MK se lo mettevo di una casella sotto, sfruttavo il charger. Io ho fatto una cavolata, ragazzi, grossa. Però buono, tutto sommato, molto buono in realtà. Attenzione all'MK che per un pelo, attenzione, buono qui la mia contessa. Però guarda che viene one shottata. Le ho sbagliato il posizionamento dell'MK di brutta maniera. Allora, vediamo se riesco a rimediare subito. Dammi un altro MK, eccolo qua. Infatti, aspettate che seleziono la nuova abilità. Faccio anche così se riesco. Ok, vediamo un po'. Ok, attenzione, lì il mio Wizard patirà un po'. Lì il mio Wizard patirà un po' tanto. Però aspetta, perché la Contessa torna indietro. Dargli la mano, che non è male. Attenzione, buono il TP qua. Le Wizard riesce anche a resistere all'esplosione e dovrebbe portarla a casa alla grande. Tra l'altro siamo contro Paola. Sarà quella vera? Non lo so. Spero di no, perché sennò mi banna. Allora, proviamo ad andare a potenziare ulteriormente lui. E proviamo a sto punto, visto che lui c'aveva pure il minerone, a fargli una sorpresina. Like this. Io il mio miner non lo metto, ma forse faccio una cavolata. Anzi, sicuramente faccio una cavolata. Però vedi che il suo miner torna indietro. Cioè, torna indietro. Il mio MK torna indietro per il suo miner, volevo dire. E si carica soprattutto la... l'abilità. Ha preso mezzo campo, letteralmente. Però lui mi ha distrutto lo stesso. Mi ha un po' distrutto lo stesso. Ah, lui è molto puscioso. È due volte che mi conferma il cerbottaniere sulla sinistra. Quindi facciamo una roba del genere. Facciamo una roba del genere. Andiamo molto avanti. Facciamo così e facciamo così. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Attenzione. Il suo arciere. Riesco a toglierlo. Riesco a togliere l'arciere, che non è male. Qui c'è il jump senza senso del mio MK. E guardalo! Regà, ha spaccato tutto. Ha spaccato tutto. Andiamo con la seconda partita, ragazzi, sperando che sia come la prima. Allora, andiamo subito con un MK. Vediamo se abbiamo anche un minerino. Ce l'abbiamo, volendo. Proviamo ad andare un pochettino così. Vediamo un po'. Ok, bello, bello il miner. Molto bello il miner lì, che va subito a dare un bellissimo aiuto. Ok, viene un attimino targettato, per carità. Ok, qua anche le wizard pesa in realtà. Però guarda che lo gestiamo molto bene. Guarda che lo gestiamo abbastanza bene, tutto sommato. Attenzione, qui MK che potrebbe jumpare. Non ce la fa per un pelo. Non ci credo, ragazzi. Non ce l'ha fatta per un pelo. Purtroppo la prima fight è un po' esotico. Però sinceramente qua una sorpresina, tipo questa, la farei anche. Faccio così. In teoria il mio miner sicura va sotto. E qua fa un bel giro il miner. Opla. E qua il miner fa un bel giro. In teoria non lo hitta nessuno, quindi meglio ancora. Però guarda lì. Ok, bello l'MK di nuovo. Top l'MK, ragazzi. Attenzione. Buonissimo. Lo sbalza via. Tanti saluti. Ok. Ci sta.
ci sta. Il miner, io direi che adesso lo andiamo a potenziare così e così, e gli facciamo lo stesso scherzetto. Qua li facciamo così e qua li facciamo così. Perfetto. Ok, buono. Molto buono. Invece tutta la roba compattissima, quindi il mio bomber avrà tantissimo effetto. Il miner potenziato, curato, da dietro ha fatto il suo. Ok. E però qua mi va giù l'MK. Qua mi va giù l'MK. Mamma mia, ragazzi. Lui c'ha veramente troppa roba in fila. Faccio una roba così. E a sto punto richiamo lui e faccio così e gli do di nuovo terremoto. Faccio così e faccio così qua da questa parte. Ok, ci sta. Vediamo un po'. Lui ha spostato tutto, ma molto bene. Che ha spostato tutto molto bene. Guarda quanta roba litto. Oh mio Dio, quell'arciere magico. Qua il jump dell'MK devastante. Qua ragazzi, probabilmente l'abbiamo scoppiato, vorrei dire. Ma l'abbiamo probabilmente scoppiato male. O molto male. Molto, molto, molto male. Quel cavaliere resiste un sacco, giustamente con la sua abilità dello scudo. Ma noi lo devastiamo. Non è neanche morto il mio bomber, ragazzi. Che placement di arciere magico. Lui gioca molto compatto. Lui gioca molto, molto, molto compatto. Vale la pena di potenziare l'arciere magico. Lui secondo me adesso mi splitterà invece, quindi li metto al massimo un baguette. Questo lo sposto. Ok, qua faccio così e al massimo li faccio ancora una sorpresina così. Vai, vediamo un po', vediamo un po'. Vedi che lui ha allargato molto di più la roba a sto giro. Sì, però comunque il mio arciere magico, ragazzi, continua a fare un gran lavoro. Ciao. Guarda ancora lì il prossimo colpo di arciere magico. Distrugge mezzo campo. In teoria l'MK con l'abilità non riesce a concluderla. Peccato, ma ci pensano dietro l'arciere magico e Wizard. Grandissimo recupero. Altra win, ragazzi. Top. Ok, allora adesso siamo contro questo tipo. Allora provo una mossa un po' rischiosa. Tanto rischiosa, ve lo dico. Che è questa. È una mossa, ripeto, molto rischiosa. L'ho già detto, lo ripeto ancora. Cioè consiste nel cercare di far caricare la ulti al mio coso, alla mia contessa. Ecco, che dovrebbe andare sulla sua di contessa, perché si dovrebbe tippare. Ok. E la sua dovrebbe andare sul mio bomberone adesso. Ok, a regola. Adesso vediamo un attimo cosa succede. Ok. Attenzione. Quelli si scoppiano a vicenda. Attenzione. Guarda lì. Non ci credo. Potrebbe essere un pareggio. E mamma mia, ragazzi, all'ultimo. È una mossa rischiosissima, però la mossa del bomber come prima cosa è una mossa che mi aspetto un pochettino, diciamo. Adesso cosa si può fare? Li metto un MK, li metto un miner, li metto questo qua, qua divido tutto, faccio una roba del genere. E qui, ragazzi, mi sa che faccio pure la screen. Aspetta, no, però aspetta la screen, no, perché il mio MK rischia comunque un po' le piume, no. Però ci sta, ok. Si dovrebbe tippare, perfetto. E one shotta. Perfetto. 2-0. Vediamo se riusciamo a fare un 3-0. Fermi tutti. Allora, lui con tutta quella roba in fila. Boh, io sinceramente li farei una mossa del genere. Non lo so. Sono un po' indeciso, sinceramente. Faccio anche così, sinceramente. E faccio anche così. Qua faccio così. Vediamo un attimo se è stata una bella mossa. Non lo so, sinceramente. Sì. Arciere magico qua che fa la differenza, ragazzi. Qua l'arciere magico che fa la differenza. Guarda che kill. Ok, lui c'ha sempre questo bomberone molto pericoloso. Ma potrebbe arrivare il jump del mio MK. Guardalo lì. Non abbiamo potenziato l'MK a sto giro, ma abbiamo fatto un 3-0 secchissimo. E tra l'altro siamo in win streak giustamente da 3, ragazzi. E quindi ci comincia a dare anche i token gratuiti, giustamente. Vediamo un pochettino chi ci capita adesso. Di nuovo una contessa. Io a sto giro potrei provare a partire di MK e parto molto ampio così, molto allargato. Vediamo un attimo lui cosa fa. Ok, lui c'ha un miner. Ok, mi tippo, vado a prendere la sua contessa che è di livello 2, però attenzione, la sua contessa è di livello 2. E qua c'è la super abilità dell'MK subito. Ragazzi, l'MK è troppo forte. Cioè è devastante. Qua peccato però perché il suo bomber ha preso tutto. E qua mi sa che ci rimango, No, mi curo invece. Vabbè ragazzi, qua è stata anche un po' di fortuna in realtà. Diciamocelo. Io ho l'eroe sopralivellato rispetto a lui. Allora lui c'ha il miner, quindi andare a mettere della roba pesante è la cosa migliore, perché vediamo se ho magari un bel doppio potenziamento di MK. Proprio così, senza aprire le gene e scrivere. Proprio dritto per dritto. Vediamo un po'. Però me l'ha messo anche lui l'MK. Attenzione qua. Attenzione. Attenzione, si tippa la mia contessa. Arriva l'abilità del mio MK, ragazzi. È troppo forte. È ingestibile. Proprio non lo possono gestire così. Vediamo un attimo. Dovrebbe usare l'abilità. Dovrebbe usare l'abilità, ragazzi. Eccolo qui. Mamma mia, ragazzi, top. Cioè, qua da screen, veramente. Quando fa quel giampone, mamma mia, tira delle sventole senza senso. Qui fa il giampone lui, ma vinciamo comunque a mani basse. Top. Allora, io proverei ad andare anch'io con un miner. No, proverei a metterci un bomber, però non qui. Faccio una roba del genere. Tutti molto avanti, molto allargati anche.
E ci sta in realtà. In realtà ci sta, perché la mia contessa va a prendere da dietro, di lato meglio, l'MK. Si dovrebbe tippare. Che jump di nuovo che ha fatto l'MK qui. Si dovrebbe tippare molto bene. Si tippa anche la sua, però. Qui esplode il mio bomber, che non è male. Potrebbe jumpare il mio MK. No, sto giro muore. Qua mi sa che è difficile. Sì, infatti. Non è un 3-0 stavolta. È un 2-1 per ora, anzi. Potrebbe recuperarci, attenzione. Io sinceramente crederei più in un altro bomber, ma non ce l'abbiamo. Ah no, aspetta, sì, invece. Cosa fa? Scusami, certo che ce l'abbiamo. Facciamo così. Spreco un po' di Elisir, però sinceramente vado così e me ne sto. Va bene così, ragazzi. Vediamo un po'. Ok, perfetto. Subito l'MK lì, perfetto. Si dovrebbe caricare la ulti e qua dovrebbe fare male. Il mio MK, sbam! Mamma mia, che ulti che ha piantato, ragazzi. Che ulti che ha piantato. Là la mia contessa killa lo spear. Se resiste il mio MK qua fa il macello. Non resiste, però. Non resiste. Resiste. Ragazzi, ci va a recuperare qui. Sì, ci va a recuperare. Oltretutto sono morti sia MK che Contessa per pochissimo. Lui comincia ad avere un po' troppa roba in campo. Ci potrebbe stare un E-Wizard a questo punto. Magari lo mettiamo qua bello protetto. Tipo così anche. Proprio per cercare di andare a colpire un po' tutto. Ok, vediamo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Però mi sembra la soluzione migliore ora come ora. Perché, ripeto, lui c'ha tanta roba. Infatti, eccolo lì. Vediamo un attimo se riusciamo ad andarci a togliere il Miner. Vabbè, il Miner comunque non mi va a targettare le Wizard. Anzi, le Wizard rimane bello coperte. Ed è la cosa che volevo. Qui arriva abilità di Wizard, MK e bombarolo gigante tutti insieme. Ottimo qui, ragazzi. Però attenzione. No, ce la dovremmo fare. Ce la dovremmo fare. Cheat. Ce la dovremmo fare. Ce la dovremmo fare. Ottima, ottimo il pick delle Wizard. Perché giustamente con la sua abilità va a colpire un po' tutti. E poi comunque le mie truppe erano già ben potenziate. Lo sfruttate bene. Perfetto. Ragazzi, con questa piccola win streak direi che il potenziamento dell'MK oggi è stata tanta roba. Se vedo che spolliciate di brutto questo video, inizierò a portarvi i video proprio dei mini maxati 3 stelle su 3, magari. Fatemelo sapere. Io nel frattempo continuo a nerdare. Ci becchiamo come sempre in streaming. Ragazzi, un bacione a tutti e ciao!